Vuoi un modo rapido per tingere il tuo cappello? Fai scoppiare questi palloncini! Anche i tuoi capelli potrebbero avere un cambio di colore a sorpresa! Sto uscendo! Arrivo subito! Devo solo indossare la mia giacca di jeans! Oh no! Una falena gigante nel mio armadio! Non mi arrenderò! Dai, falena! Sei così rude! La falena ha mangiato la parte migliore della mia giacca! Ma so come riportare in vita la mia giacca! Ritaglia dei pezzi della parte posteriore e anteriore di una giacca di jeans. Strofina i bordi tagliati con la carta vetrata. Cuci il tulle ricamato nei fori. Decora anche le tasche. Ora la mia giacca di jeans è ancora più bella. Mordimi, falena! Hai perso questa battaglia! Giun tiene traccia delle sue lotte contro la falena. Ha realizzato una copertina per il suo quaderno con il tessuto in denim preferito dal suo terribile nemico. Piega a metà un pezzo di tessuto in denim. Fai un buco nel mezzo. Usa le forbici per unghie per creare delle frange lungo i bordi. Mettici dentro un quaderno. Posiziona un'etichetta stampata nel foro. Incolla la copertina sul quaderno. E fai altre frange lungo i bordi. Annota tutto ciò che la falena ha distrutto in questo quaderno. Ha già distrutto mezzo armadio. È ora di scrivere i dati sull'ultima vittima, la mia giacca di jeans. Falena, la pagherai per questo. Hai di nuovo degli orribili incubi? Una falena gigante sta mangiando tutte le tue cose preferite con la salsa! E costringe anche te a mangiare un gustoso boccone di denim! No! Questi incubi devono finire! Ho bisogno di una chiappa sogni! Disponi le perline colorate a cerchio. Cuocile per 20 minuti a 130 gradi. Crea vari cerchi con perline diverse. Collega i cerchi con dei nastri. Crea un acchiappasogni. Questo grazioso acchiappasogni proteggerà il tuo cervello dagli incubi. Appendilo sopra il tuo letto e dormi tranquilla. La falena dei tuoi incubi vola via, molto lontano! Addio, falena! E tutti i miei vestiti preferiti sono integri al sicuro, grazie a Chiappasogni! Questo muro sembra così spoglio, ha bisogno di un quadro! Questo è un lavoro per Mademoiselle Gouache! È stanca delle classiche tecniche acriliche, quindi ha provato un nuovo metodo! Arte astratta con pennarelli. Disegna su una tela con dei pennarelli di diversi colori. Usa una pipetta per farci gocciolare sopra dell'alcol. Decora una seconda tela allo stesso modo. Spruzzala con l'alcol. Ruota la tela per far scivolare le gocce. Crea una terza tela usando le stesse tecniche. Il suo nuovo capolavoro è pronto! Ha un aspetto incredibile sul muro! Dolce Van Gogh! Questo è meraviglioso! Una nuova interpretazione dell'arte visiva! Posso avere il suo autografo? Mademoiselle Gouache! Lei è un prodigio dell'arte moderna! Non abbiamo mai visto niente del genere prima d'ora! Magnifique! Attenzione, attenzione! Solo per oggi abbiamo un'offerta incredibilmente generosa! Avrete gratis tutti i cupcake che riuscirete a portare con voi!
Laura è venuta preparata con una borsa speciale apposta per i cupcake. Taglia un pezzo quadrato di tessuto in due rettangoli. Piega il tessuto su un lato e incollalo a caldo. Fai la stessa cosa con l'altro pezzo. Incolla i due pezzi su un secondo quadrato di tessuto. Lascia aperta la parte centrale. Giralo dal lato giusto. Crea un manico con un tessuto di diverso colore. Fai due pezzi. Incolla le maniglie nella borsa. Posso prendere tutti quelli che riesco a trasportare! Eccezionale! Meno male che ho fatto questa borsa! Ci staranno abbastanza cupcake da durarmi una settimana! Ne prendo ancora! E ancora! E ancora un paio! Fantastico! I cupcake gratis entrano alla perfezione nella mia borsa! Grazie per l'omaggio! Laura ha ricevuto un invito inaspettato a una festa di compleanno. Che fortuna! Scommetto che ci sarà un sacco di cibo gratis! Ma dovrei portare un regalo! Cosa potrei portare? Oh, un vassoio! Ah, non è in gran forma, ma forse posso abbellirlo! Versa la colla Elmer su un vassoio rovinato. Usa un pennello per distribuire la colla su tutta la superficie. Cospargi di coriandoli. E versaci sopra uno strato di colla epossidica. Decora con i glitter. Ho fatto un ottimo lavoro nel rinnovare il vassoio! Ora è super elegante! Una fantastica decorazione per ogni stanza! Ci metto sopra i miei cupcake gratuiti! E ho un regalo economico e delizioso per la mia amica! Ora devo solo impacchettare il mio fantastico regalo! Ops! Ma non ho più carta! Ah, che sfortuna! Ma questo non basta per fermare Laura! Userà la carta igienica! Non è mica tanto bello! Bene, usiamo un popolare life hack! Il cuscino non sta bene sui cupcake! Va bene, forse posso semplicemente firmare il mio regalo con i pastelli! Ma prima devo affilarli! Aspetta! La piastra ha sciolto i pastelli e ha fatto una bella stampa! Questa è un'ottima idea di packaging! Grattugia alcuni pastelli! Servono colori diversi! Cospargi i truccioli di pastello su un pezzo di carta. Coprilo con la carta pergamena e usa un ferro da stiro per sciogliere i truccioli di pastello. Togli la carta pergamena. Ho realizzato della carta da regalo super originale. Questo regalo si distinguerà sicuramente. Che bella idea! Siamo alla festa di compleanno di June. In un giorno speciale come questo tutto deve brillare. Persino le mie clavicole. Metto un po' di glitter con un pennello. Fatto! Sorpresa! Buon compleanno, bellissima! Questi regali sono per te! Ed ecco il delizioso regalo di Laura. Wow, che pacchetto originale! Godetevi tutti i cupcake! June adora tutti i suoi nuovi regali! Guarda quante cose! Ha ricevuto una confezione regalo da Trum Trum! Wow! Questo è un sogno divenuto realtà! E il mio nuovo vassoio è bellissimo! È così scintillante! La coda del salone di bellezza è il luogo ideale per sfoggiare il tuo stile personale! Wow! Adoro le tue parigine! Ne voglio un paio anche io! Dove li hai presi? Le ho fatte io! Arrotola le parigine di cotone nero e avvolgici intorno gli elastici. Metti la candeggina sui calzini. Lasciali asciugare. Metti diversi colori di colorante su varie sezioni di tessuto. Lascia asciugare. Srotola i calzini. È da un secolo che non faccio la ceretta! Oh mio Dio, hai sentito quell'urlo? Devono strapparti tutta la pelle insieme ai peli! È terrificante! June può solo immaginare le torture della ceretta! Oh no! Non credo di volerla più fare!
La prossima! Tocca a te! Benvenuta nel salone della ceretta indolore! Non ti preoccupare, sarà veloce! Io ho sempre un sorriso sul mio viso! Ah, intendo sulla mia mascherina! Cosa diavolo? Aspetta, l'ho solo immaginato! Taglia due pezzi di maschera in tessuto leggero. Cucili insieme. Cuci un pezzo di tessuto di rivestimento all'interno. Gira la mascherina dal lato corretto. Piega e cuci i bordi. Metti un elastico. Stampa il testo per la tua mascherina. Pittura la parte posteriore del testo con la matita. Metti la carta sulla maschera e traccia le lettere per trasferirle sul tessuto. Dipingi le lettere. Cospargi di glitter. Questa maschera carina rende il mio aspetto estetico molto meno assetato di sangue. E l'intero processo non è stato così male. June è persino riuscita ad addormentarsi. Fatto! Wow, sono così liscia! Come un delfino! Sorprendente! Fantastico! Grazie mille, sei la migliore! La prossima! Penso che tornerò un'altra volta! Ti sono piaciuti i nostri life hack per il fai da te? Allora commenta qui sotto e dici cosa vuoi fare a casa! Una pochette vivace? Un dolce acchiappasogni? O un bel dipinto? E non dimenticare di mettere like a questo video, di iscriverti al nostro canale e di fare clic sulla campanella per non perdere i nuovi utili life hack artistici e artigianali di Trum Trum!